E allora, trasporto speciale col nostro nuovo MAN. Camioncino nuovo. Vediamo se ce la fa. Ma io penso che ce la può fare. Io penso che ce la può fare a trasportare sto bel carichetto. Cosa è? E che ne so io? Cosa ne so? Sarà... Oh! Vogliono sentire le trombette. Vogliono la trombetta. Trombiamo tutta la vita. Hai capito tu, amore? Non è che devi capire. Vabbè, male. Niente. Vabbè, ciao. Ma sì, trombiamo giorno e notte, va, che è meglio, va. Oh, vabbè, dopo questa posso andarmene, Lo dici tu? Polizai, dove devo andare? A sinistra o a destra? A destra, grazie, la signora, meno male che me l'ha detta la signorina. Oh, non cammina più sto camion. Oh, non si muove, che è successo? Ah, ecco. E cominciamo bene, oh. Porca miseria, qua mi sa che... No, ce la faccio. Non hai capito niente? Se sarà l'età. Che cosa preferisco tra Farming Simulator 19 ed Euro Truck? Ah, sono giochi diversi, quindi... Cioè, quando voglio guidare camion, ovviamente vengo qua. Quando voglio farmare, vado su Farming. Cioè, sono due tipi diversi di giochi, secondo me, quindi non li vado a paragonare. Chi è? E mi fa spaventare sto segnalibro qua, segnala posto qua, che cacchio è sto segnacoso? Mi spiace che vomiti. Chi? Quando? Tenersi a sinistra e poi continua. Ma per carità, non è una cosa che mi piace proprio nella vita. Ovviamente. Andare dritto, ho capito. E dritto vado io. Sì, pure la freccia mi ci mette quello. Come se non... c'è pure quello in bordo, a bordo strada. Vai, Nicche, che ce la puoi fare? Cioè, ma mi ci mettono pure quelli che mi danno incoraggiamenti pure. Nicche, come si gioca a questo gioco? E con la mente ancora purtroppo no. Però ci puoi giocare con la tastiera, col mouse, col gamepad, col volante... Anche con i piedi ci puoi giocare. Ecco. Potresti avere difficoltà a giocarci col joystick. Sei pregato di attendere. Preghiamo. Possiamo andare, la preghiera è finita. Oh, padre, mi sono confessato. Grazie. Ciao Stefano, ben arrivato. Ciao Zedasimo, ben arrivato. E sei cieco. Ma pare che ce vedo, per ora. Grazie mille Bass per i consigli di ieri. Grazie, intanto abbiamo perso un abbonato. Mannaggia miseria. Mannaggia. Comunque, che stavo a dire? Che porto oggi, porto quello che ho portato ieri, quindi... Tenirsi che vuoi a dica destra fa? E poi... Ciao Brando, bella a te. Mario, tra un'oretta. Uscire a destra. Anche perché comunque su Farming non ho molto da fare, perché comunque c'è da dire che siccome devo ancora caricare l'episodio, quello nuovo... su YouTube, quindi insomma non è che mi posso portare troppo avanti se ancora non ho caricato il vecchio episodio, quindi non mi posso al momento spingere troppo avanti, non posso esagerare. Ciao Greco, ben arrivato. American Truck oggi non ne avevo voglia, oggi avevo voglia di giocare di più Euro Truck, solo Euro Truck, e poi ovviamente Farming un pezzettino, un pochettino. Oh, polizai fighez dia. Hai capito niente? Vabbè, il tedesco ha capito. Detto così sembra una parolaccia. Lo so, però io ho detto come va. Perché fighez significa com'è, tutto a posto. Ovviamente, dia, tu, lei. Vabbè, io dovevo dargli del lei, però io ho dato del tuo al poliziotto, diciamo. Vabbè, perché io comunque non so tedesco puro, quindi ovviamente non è che do del lei, è più facile dare del tu. Stasera, no, basta stasera, faccio una pausa, farò altro.
Che mi sono... Sì, farò pure uscire, quello, conosci? Ben arrivato, conosci? Cosa mangio stasera? E io che cavolo ne so? Mica cucino io. Porca miseria, mi sono incastrato perché ce l'ho lungo. Dove cacchio vado? Il camion. Ah, scusa, perché dici ste cose? Magari c'è qualche ragazza che ci crede. Vabbè. Oggi è così, raga. Oggi siamo, come dire, va, rilassati e allegri. E si scherza. Eros, ma d'altronde ci abbiamo anche uno che si chiama Eros in chat. Prepararsi a voltare. Walter Michi, ciao. Per avere il lavoro autonomo, che devo fare? Devi avere il tuo camion, Walter. Devi avere il tuo camion. Voltare a destra. No, basta, non ho giochi nuovi per ora da portare, purtroppo. Purtroppo questo no. Ciao Lucador. Che cosa sto trasportando? Non lo so, un bidone, una caldaia. E chi cucina? A casa mia madre. Qual è la destinazione? Non lo so, siamo in Deutschland. Qui c'è una bella mietitrebbia. Siamo in Deutschland. La destinazione... E che ne so, non c'è scritto. Boh, non lo so. Non lo so. Non c'è scritto, non ne ho la più pallida idea. Beh, la mia voce stava un po' così, così, così. Ciao, conosci, t'ho salutato prima. Strombazza Nicche. Ah, ok, allora ben arrivato, Dragon Ball. Ma ce l'ho, non me lo fa usare. Boh, non lo so, Walter Mickey, non so perché. Grazie, Eros, che ospiti la live. Innsbruck, ah, stiamo andando a Innsbruck. È la caldaia di casa di Moreno, ovviamente, perché lui c'ha una casa di 200 metri alta, quindi ci avrà bisogno di una caldaia grande, no? Giusto. Bentornato Gianluca. Nick, un saluto da Nettuno. Qua fa un po' freddo. Signor Stefano, diciamo che in Sicilia si sta benino, dai. Sicuramente si sta meglio che a Nettuno, immagino. Grazie Mirko che ospiti la mia live. Ah, buono, Christian, risotto giallo. A Lometta gli piace il risotto blu, però, perché a lei gli piace il colore blu. Se ti sentiva ti mandavo a quel paese, ma... Ah, perché non c'è più già? Ammazza, oh. No, ma perché che... mi sa che è crashato. Ah. Ciao Firefox, ben arrivato. Punto esclamativo Moreno, ma ci metto pure quel comando, ci devo mettere. Non... Mirko, ben arrivato, grazie per il follow, Mirko. Dal Friuli ti saluto, qua neve per terra, sole e freddo, ammazza. Maurizio, preferisco starmene in Sicilia che oggi c'era un po' di sole. C'era un po' di sole, guarda, sì, vabbè, c'è freddo, freschino, però si può stare. Dov'è Lupetta Gianluca? Io che ne saccio? Non c'ho mica... Se avessi la sfera magica, sì, diciamo qualcuno tira la spiavi, può essere. Il risotto giallo è quello alla milanese. E là Gabbo, ben arrivato. Ciao, no, Firefox, ti ho già salutato, vabbè, ti risaluto da capo. Risotto blu. E ci mettiamo anche la mozzarella blu. Andare dritto. Mamma mia. No. Minimo 5 gradi, cioè minimo nel senso di meno 5 o nel senso che ce ne avete 5, non ho capito. Ciao Coccodrill Federico, ben arrivato. Chi è? Danno? Non ho fatto niente. Mo. E addirittura che siamo a Palermo 36 gradi, oh, e tu stai a Palermo, a Miami, in quelle zone, in Florida. A dove stai? Nicche, perché ora è il multi? Non lo so, vediamo. Andrò anche lì Firefox, nel senso che ne abbiamo 5. Ah, ok. Ti sei svuotato. Vabbè, a noi non interessa moltissimo questo. Grazie. Guarda, a me è venuto fuori il sole. Buono, dai. Dai, dai, ci sta. Oh, sempre brutto il tempo, deprime. Nicche, sei un danno. Non lo so, io non ho fatto niente. Sono loro che non stringono e fanno danni.
Tra un'oretta conosci, tra un'oretta, abbiate pazienza, oh. C'è sta mica fretta. Ma io mi sto rilassando, mi diverto. Dici che si sta a rompere la cinghia qua dietro? Speriamo che non perdiamo il carico. Mamma mia, Firefox, tutti i giorni pioggia, è orribile. No, detesto, troppa pioggia non mi piace. Non mi piace la troppa pioggia, no, mai. Sto trasportando una bella caldaia, così ci teniamo tutti al caldo, visto che mo arriva il periodo freddo. Mamma mia, che paura, eh! Collega! Paura, paura, paura quando qua è stretto, eh! Piano piano, piano piano, ce la possiamo fare. Mazza, Mirko, da 2 settimane piove da te? No, qui ieri ha piovuto quasi, beh, quasi tutta la giornata. Oggi per fortuna la giornata è più tranquilla, c'è il sole, meno male, almeno. Almeno un po' di sole in Sicilia ancora ancora lo vediamo. Beh, d'altronde voglio dire, comunque sia, almeno la Sicilia è pur sempre una zona. Ma che succede qua? Come cavolo è combinato? Cioè, guarda quell'ombra come fa. Cioè, c'era l'ombra e all'improvviso non c'era quasi più. Ciao Mattia, ciao Pepi Gabriel, ricche porta farming 20. Ah, speriamo di sì, se tutto va bene ci provo. No, basta, non ho letto, purtroppo. Quindi a me c'è pioggia con la grandine. Basta. Oh, agricoltori per passione, va tutto bene, ben arrivato. Tito One, ben arrivato, grazie per il follow. Ovviamente diciamo che non è apparso il tuo nome sullo schermo perché tit in inglese significa seno, vabbè, si può dire, non è una brutta parola. si può dire, se dire seno non c'è niente di male, no? Giusto. Alessandriacino, ben arrivato. Forse Pepi, chi lo sa? Farming 20 per PS3? No. Ormai la PS3 è troppo vecchia, non conviene fare giochi per PS3 probabilmente. No, ma poi a prescindere, Farming 20 non è per non è neanche per PS4, Doddo. Farming 20 sarà per Android, iOS e Nintendo Switch. Punto. Io Farming 20 spero di poterlo giocare dal computer, cioè ovviamente usando un programma che simula Android, no? Si chiama BlueStacks. Vorrei utilizzare quel programma lì per giocarci. E sto trasportando una mega caldaia. Porca miseria, ho preso un paletto. Porca miseria, quasi che mi ribalto. Piano, 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 piano. No, dall'esterno non riesco a guidare, mi ribalto di sicuro. No, ma PS Vita è vecchio ormai. Ciao Lollo, ben arrivato. Perché no per PC? Perché la Giants vuol fare così, cosa ne so io. Ciao Paolo. Va bene, Spado. A dopo. Ciao Donato, ben arrivato. Ben arrivato pure a te, Alex Sparky. Nicchia, i camionisti non possono bere. E che fanno? Si attaccano la flebo? Ma lo vedo solo io, coso che non è moderatore, è Stream Elements. Ma chi? No, io lo vedo come moderatore, io lo vedo. Allora mi sembra gatto coso. Dai già. GTA 6, spero di sì che lo porterò. Gianluca, tutto bene? Il mio gioco nuovo va bene. Ormai penso di essere al 95%, anche se mi è venuta un'altra idea. Vorrei aggiungere un'altra chicca nel gioco, se mi riesce.
Ci si può ubriacare nel gioco? No. No. Stai a portare una cisterna del vino? È bravo Don Peppino. Oh, tutti quelli che si chiamano come quasi Don, come i preti pensano a bere, non ho capito. Don Peppino pensa a bere, Duro Parrino pure lui vuole il vino, non lo so. Nick, quando esce il tuo gioco? Non lo so, raga, quando sarà pronto? E al momento no, Mario Minetti, no. Sì, Alex. Di che pensa a Don Perignon, appunto. E ora poi a Stefano faccio vedere. Sì, Maurizio, ovviamente, sarà gratis, certo, non sarà a pagamento, ovviamente. Ma c'è passo per di qua? Ma io c'è passo per di qua, vero? Preciso! Un like e poi un ricamo. Insieme ai like. Porca miseria, c'eravamo quasi. Che peccato! C'ero quasi. Vabbè, aspetta. C'ero qua, eccolo! Fregato! Che bello! Tutto bene, Firefox? Benissimo. Oh, sì, modera un attimo, Pepi. Allora, e ce l'abbiamo fatta, tutto bene, è andato liscio come l'olio sto bel viaggetto, dai, perfetto!